di Lee Valley. Il tedesco Heiner, medaglia di bronzo. Il ceco Radilek, medaglia d'argento. L'italiano Daniele Molmenti. Per quanto riguarda la medaglia d'oro, una medaglia d'oro che Daniele ha costruito giorno dopo giorno, ora dopo ora. Lui nel 2007 ha rischiato la vita con un incidente in moto, è riuscito a reagire e oggi è qui a salire sul gradino più alto del podio. Le premiazioni saranno officiate dal presidente della Federazione Internazionale, Josepe Lureña, che ha rappresentato la Spagna, ha rappresentato appunto il proprio paese nella K4 a Messico 68 per quanto riguarda la canoa velocità, e Richard Fox, il britannico vicepresidente della Federazione Internazionale di cui parlavi tu prima, Marco. Sì, Richard Fox, che quando gareggiavo è l'unico che non sono riuscito a battere. Mi è capitato di gareggiare con diversi, ma lui, mannaggia, mi è sempre stato davanti. Qualche volta ha sbagliato anche lui, perché era un campionissimo, vinceva con dei distacchi incredibili. E allora la presentazione di Lureña e Fox, e ora la premiazione. Heiner, il tedesco, 94.92, la medaglia di bronzo, la medaglia di bronzo nella specialità del K1 slalom per la Germania. Un Heiner che ha respinto la concorrente interna in casa tedesca e mette al collo questa preziosa, preziosissima medaglia di bronzo. Terzo posto sul gradino del podio di Lee Valley, la medaglia consegnata dal presidente Lureña e dal vicepresidente della Federazione Internazionale Richard Fox. Il sorriso non è sicuramente la stessa espressione che aveva Martikan ieri nella ricevere la medaglia di bronzo. Eh beh sì, tedesco che ha battuto la concorrenza interna pari alla nostra, quella francese, ma è riuscito a vincere una medaglia ancora una volta dalla Germania dopo Grimm. E ora la Repubblica Ceca, medaglia d'argento, Vavrinec Radilek, 94.78, per 14 centesimi è riuscito a conquistare l'argento ai danni di Heiner, il tedesco che si è dovuto accontentare del bronzo. E dunque Radilek mette al collo la medaglia d'argento, giovanissimo, ha sicuramente grandi prospettive davanti, 25 anni. Il sorriso, la stretta di mani, i fiori da parte di Fox, e adesso il momento che tanto abbiamo atteso. Non pensavo proprio, ci speravamo, no? Ci speravamo. Ma io comunque oggi mi sto portando la giacca e la camicia bianca per venire qua e parlare in televisione, perché sapevo che poteva essere un momento buono per indossarlo. Daniele Molmenti, la Torre di Pordenone. È il nuovo campione olimpico del kayak maschile K1 slalom, Molmenti d'oro sul podio di Lee Valley. 20 anni dopo torna d'oro lo slalom italiano con Daniele Molmenti, il campione olimpico di Londra 2012, che porta a casa per l'Italia la medaglia d'oro dopo una manche sontuosa. Ha domato le onde del canale di Lee Valley. Eccolo il morso alla medaglia, i fiori da parte di Richard Fox, e adesso goditela Daniele, è tua! E adesso l'inno di Mameli. Abbiamo atteso, ecco, tutto per Daniele Molmenti e per l'Italia. Stasera grande festa, Casa Italia.
per Daniele Molmenti e per l'Italia che porta a casa l'oro olimpico nel K1 maschile. Un olimpiere che chiaramente prosegue, oggi è lui l'uomo del giorno, Daniele Molmenti, una medaglia d'oro che ha voluto e ha trovato, davvero una grande gara, vero Marco? Sì, bellissimo, emozionante, non si sono risparmiati i colpi, emozionante perché vedere veramente causa dall'ultima partenza, sapevamo che poteva togliercela questa soddisfazione solo lui, e invece Daniele è stato veramente strepitoso, ha fatto la differenza dove la fanno i campioni, nel cuore della gara, tra la porta 10 e la porta 18. Chiaramente si continuerà oggi a parlare di Daniele Molmenti e di questo trionfo su Sky, dunque rimanete incollati con l'Olimpiade sui nostri canali. Daniele Molmenti che adesso può davvero festeggiare. Noi con la nostra diretta siamo in chiusura, dunque io ringrazio Marco Caldera per il commento tecnico, è stata davvero una grandissima giornata e a nome di tutti voi che siete all'ascolto direi che possiamo ringraziare Daniele Molmenti che ci ha regalato grandi, grandi soddisfazioni, un Daniele Molmenti che nel giorno del suo compleanno ci regala la medaglia d'oro. E allora, da Lee Valley con le immagini del trionfo di Daniele Molmenti è davvero tutto, da Johnny Lazzarotto un grazie per averci seguito, un saluto olimpico tricolore per la vittoria di Daniele Molmenti ed un buon proseguimento con l'Olimpiade che continua con una grande festa per la canoa italiana oggi ovviamente sui canali Sky.